Donne dobbiamo continuare a lavorare perché l'Italia è un paese indietro rispetto agli altri paesi europei dove il 50% dei donatori sono uomini e il 50% sono donne. In Italia il 33% sono donne e il 70% sono uomini. Indirizziamo le donatrici alla donazione di plasma perché questo fa sì che abbiano meno problemi sulle riserve di ferro, soprattutto in età fertile. Quindi la donatrice può assolutamente dare un contributo fondamentale nella raccolta di plasma. Le donne invece che sono, diciamo, più grandi possono donare benissimo, come gli uomini, sangue intero, per garantirci i globuli rossi. E comunque attraverso le campagne sia regionali che le campagne che vengono fatte attraverso le scuole, abbiamo avuto nel corso del 2023 un avvicinamento maggiore anche delle donatrici, quindi speriamo di continuare questo trend positivo anche per il 2024 e consolidarlo negli anni futuri.